Come è andato il nostro portafoglio creato con la valuta Bitcoin lo scorso venerdì? Come promesso, eccoci di nuovo con questo video aggiornamento del portafoglio che abbiamo creato sulla piattaforma Prime XBT la scorsa settimana. Ragazzi, non vi nascondo che ho sofferto tantissimo perché per fare questo video, per arrivare in real time, quindi in live, ragazzi, con i risultati a oggi, venerdì, mi sono perso un piccolo profitto, ragazzi, perché se avessi chiuso le operazioni quando le dovevo chiudere, chiaramente mi sarei portato a casa qualcosina. Però, ragazzi, questo video vale di più e ho detto: vabbè, lascio perdere, li do per persi questi piccoli Bitcoin. Non sono grandi cifre, ragazzi, però non mi nascondo che ho sofferto. Quindi, per ringraziarmi di questa cosa, ragazzi, ve lo farò capire in questo video. Per favore, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere nei commenti, non lo so, datemi qualche parola di conforto per questa scelta. Va bene, in Academy qualcuno dei miei utenti premium top che è iscritto nella Trading On Academy mi ha chiesto informazioni, avevo già dato risposta che le operazioni andavano chiuse qualche giorno fa. Oggi invece trattiamo questo portafoglio, andiamo a vedere quello che è successo, che cosa sta succedendo, abbiamo guadagnato, non abbiamo guadagnato, ma soprattutto il più importante errore che non dovete fare quando usate questo tipo di piattaforme e non solo Prime XBT, ma anche altre piattaforme CFD che hanno lo stesso identico problema. Bene ragazzi, andiamo subito dietro di me, alle mie spalle, vi faccio vedere quello che sta succedendo e come hanno performato queste posizioni in questa settimana. Allora, per chi di voi non avesse visto ancora il video precedente, ve lo lascio sulla mia testa il video con l'esperimento che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Oggi parliamo di, facciamo un recap di quello che sta succedendo, vi spiego dove sono state le problematiche, vi faccio vedere in maniera chiara e oggettiva quale errore è stato fatto appositamente, ragazzi, e che cosa dovete invece considerare quando andate a fare questo tipo di operatività. Bene, allora, ragazzi, andiamo a noi. Davanti abbiamo il portafoglio. Subito vi descrivo in maniera abbastanza evidente l'esito dell'operazione in questione. Vediamo se riesco a ingrandire la pagina. Esatto, allora, ragazzi, vedete che l'esito lo trovate qui con equity, siamo in perdita ovviamente, ma l'equity in questione era 0,1, adesso è 0,071, quindi è stato perso una piccola cifra di Bitcoin che sono 0,03 Bitcoin. Dove sono? All'interno delle operazioni. Voi direte: benissimo, abbiamo perso le operazioni perché hanno insomma perso diciamo quello che stavamo facendo e siamo andati down. Allora, qui vedete, ragazzi, trovate l'esito delle operazioni. Intanto noi avevamo ipotizzato delle settimane di natura rialzista e queste cose non sono avvenute perché i mercati dove abbiamo fatto i nostri investimenti, ve lo faccio vedere, non hanno performato bene. L'unico che ha performato con una settimana, una famosa candela verde, è Nasdaq. Vedete che sta facendo la candela verde e diciamo in questa candela verde, questo significava per noi profitto sulla nostra posizione. E come vedete, così è stato. Mentre se invece andiamo a vedere, per esempio, Dow Jones, vedete che la candela in questione sul Dow Jones 30 è rossa, quindi stiamo perdendo. Se andiamo a guardare il German 30, è la stessa cosa, leggermente rossa. Vedete, queste sono candele settimanali, ragazzi, quindi li stiamo guardando appunto proprio per capire il nostro esito del nostro portafoglio. Poi cosa avevamo fatto di altro? Avevamo preso anche Bitcoin ed Ethereum. E vi faccio vedere come anche su Bitcoin, vedete, la candela è rossa e anche su Ethereum è rossa. Poi avevamo, vedete, su Ethereum è la peggiore di tutte. Poi avevamo preso euro-dollaro. Euro-dollaro e il gold, ragazzi. Allora, perché? All'euro-dollaro per difenderci da un eventuale possibile ribasso.
perché doveva fare una funzione, diciamo, doveva funzionare come hedging. Vedete che anche il gold in questo caso ha una candela che prima era andata su e poi è scesa, si è rimangiata, quindi il gold in questo momento è in ribasso, anche quello rispetto al nostro prezzo di acquisto. E poi l'euro-dollaro, ve lo faccio vedere ancora, vedete, che invece era stato preso per una candela rossa, l'unico, ed è in gain, ma non sufficiente a proteggere tutta la nostra operazione. Allora, la domanda a questo punto è: benissimo, abbiamo perso, abbiamo fatto i nostri investimenti, niente di insomma grave, ragazzi, uno sputo, perché con le oscillazioni su un portafoglio di queste dimensioni, uno 0,028 in questo momento per cento, 27 di diciamo Bitcoin, non per cento, sono veramente pochissimi. Però la domanda non è questa, non è un'analisi di perdita, ma è questa, ragazzi: stiamo veramente perdendo perché abbiamo sbagliato l'ingresso o per altri motivi? Allora, la risposta è per altri motivi, ragazzi, perché vi faccio capire. Allora, le perdite relative a questo tipo di portafoglio sono circa 0,01 Bitcoin e qualcosa. Poi oscillano, ragazzi, quando ho fatto un'analisi pochi minuti fa erano così, quasi tutte imputabili all'operazione su Ethereum. Chiaramente, operazione anche qui, ragazzi, non protetta, perché alcuni di voi mi hanno detto: Mauro, non hai messo lo stop, non l'ho messo apposta, ragazzi, proprio per farvi vedere queste cose e che cosa può succedere, diciamo, se non si fanno le dovute, se non si utilizzano le dovute tecniche. Però non era molto rilevante, ragazzi, avevo già ipotizzato che fosse un esperimento questo qui. Quindi quasi tutta la perdita è dovuta a Ethereum, che perde 0,02. Ma l'altra parte, ragazzi, è questa qui, è questa qui che vedete nel Binance. Adesso vi ingrandisco ancora una volta e vi spiego qual è il problema vero che bisogna considerare quando si fanno questo tipo di operazioni. Questo è meno 0,023, 0,13, ragazzi. Questa perdita è stata interamente creata dalle commissioni e dal financing, cioè dal funding, che è una commissione che si va a pagare quando io vado ad operare in leva sugli exchange di CFD, come anche Prime XBT è la stessa cosa. Cioè, cosa significa, ragazzi? Quando vado a chiedere al broker in questione di prestarmi capitale che non ho perché sto operando in leva, il broker me lo presta, ma mi fa pagare un piccolo tasso di interesse. Ora, questo tasso di interesse, ragazzi, che si chiama founding o financing, lo dovete considerare quando operate. Perché? Perché vi va a mangiare il rendimento della vostra operazione. Quindi, se andate a fare delle operazioni di trading veloce, cioè di trading che entro ed esco dentro la stessa giornata, il financing e il funding non c'è, ragazzi, e quindi questo problema non sussiste. Basta guardare unicamente le commissioni, che su Prime XBT sono bassissime, ragazzi, quindi problema non c'è da quel punto di vista. Mentre se andate a detenere in portafoglio lo strumento finanziario dove avete investito per tanti giorni, il funding, cioè la commissione che vi prende questo broker, diventa la principale fonte di spesa da controllare. Ragazzi, vi mangia anche un eventuale rendimento o amplifica un'eventuale perdita. In questo caso, la nostra perdita teorica, ragazzi, è 0,01 circa Bitcoin, perché se fate la somma dei profit e loss arriviamo a quella cifra, perché anche se le operazioni non sono andate bene, l'euro-dollaro, ragazzi, ha protetto, come vi avevo spiegato, ha leggermente edgiato la nostra posizione, mandandola in un loss leggero, piccolino. Ma questa commissione è pari a più del doppio di quello che noi in questo momento stiamo andando a perdere. Ragazzi, incide in maniera enorme. Perché? Perché abbiamo tenuto aperte queste posizioni per una settimana. E vi faccio anche vedere un'altra cosa. Allora, stampato l'account statement proprio per farvi capire questa cosa. Intanto, vabbè, giusto a titolo informativo, ragazzi, nella giornata di domenica, lunedì, eravamo in forte gain. Io non l'ho chiuso, cioè forte, sempre 0,02 Bitcoin, ragazzi. Non l'ho chiuso perché volevo portare il conto a farvi vedere questa cosa qui, che ovviamente è matematica, ragazzi, per cui maturavamo questa loss in maniera matematica, perché è un costo
prezzo commissionale che ogni giorno viene applicato, quindi è normale. L'esito magari poi delle operazioni poteva essere anche il profitto, ragazzi, ma noi avremmo avuto sempre questo loss dovuto alla Financica Funding, e quindi volevo farvelo vedere. Per farlo vedere dovevo tenere aperte le posizioni per una settimana, altrimenti non avremmo accumulato queste perdite, e quindi se l'ho potuto chiudere, insomma, in profitto, diciamo, questa operazione. Vabbè, comunque, a parte questo, era lo scherzo che vi dicevo. Vedete come il balance chart è proprio matematicamente giù. Vedete, ragazzi, da qui poi bo, 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 vedete? Vedete come scende in maniera matematica? Va sempre così. Perché? Perché c'è il funding, ragazzi, che adesso vi faccio vedere. Si chiama financing su Prime XBT, vedete, ed è questo qui. Ogni giorno, vedete, dall'apertura della nostra posizione il 15, ogni giorno ci viene scalata un financing transfer, che è una piccola quantità di Bitcoin negativa, vedete, che incide poi, perché? Perché ho tenuto queste operazioni tanto tanto tempo, quindi l'ho fatto apposta, ragazzi, ecco, ok? Però incide in maniera considerevole, e a questo punto, se io volessi andare a dire benissimo, ok, conosco questa struttura, quindi come devo fare, come devo operare, quali sono gli strumenti finanziari da utilizzare con una piattaforma CFD come Prime XBT, ma anche come altre piattaforme, la stessa cosa su altre piattaforme. Come vado a decidere quali strumenti utilizzare, come devo costruire le mie strategie? Ragazzi, allora, per fare investing, uno strumento, un broker di questo tipo non va bene, perché non posso detenere uno strumento per tanto tanto tempo. Devo chiudere l'operazione, quindi devo avere delle strategie che sono adatte a questo costo, ragazzi, che c'è. Quindi la stessa cosa che trovate su CFD, ragazzi, uguale, va bene, su alcuni CFD, poi lo vedremo magari in un altro video, alcuni costi su alcuni strumenti non ci sono e rendono possibile alcune operazioni a leva, in questo caso accettabili su quei tipi di broker, però lo vedremo in un altro video. Adesso, andando a tirare le somme, ragazzi, qual è l'errore grave? L'errore grave è stato non considerare che se io tengo dentro un'operazione per tanto tanto tempo, il financing, che vedete qui, questi costi, vedete, ogni giorno ci sono, vedete, financing, 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 mi mangiano un eventuale profitto. Sì, ok, voi direte, va bene, ma se io faccio tanto profitto vado a compensare. Sì, ragazzi, va bene. Però stiamo andando a fare una corsa con una macchina con una ruota bucata. Ok, sì, siamo bravissimi se gli altri non performano bene. Se io ho beccato la direzione del vento, vado alla grande, comunque arrivo primo. Però, ragazzi, abbiamo una ruota bucata. Non dovete operare sui mercati considerando che le cose vi vanno bene. Dovete operare considerando che le cose vanno male e dobbiamo proteggerci. E quindi partire con una commissione bassa ci sta, ma partire con un costo a livello di strategia, di financing e di funding senza considerarlo è sbagliato. Lo dovete considerare, dovete considerare che se detengo una posizione aperta per 10 giorni mi costa tot, ragazzi, mi costa tanto. E il costo di financing di Prime XBT non è altissimo, ragazzi, e questo è giusto per farvelo capire. Dov'è stato il maggior costo? Ve lo faccio vedere subito. È stato su Bitcoin ed Ethereum, perché su Bitcoin, vedete, noi pagavamo lo 0,01 Bitcoin praticamente ogni giorno per detenere la posizione a leva, e su Ethereum 0,0006 Bitcoin per detenere la posizione a leva. Molto più basse le commissioni di euro-dollaro. Vedete, nonostante il capitale su euro-dollaro, ragazzi, è più alto rispetto a quello che io ho investito su Bitcoin e che ho investito su Ethereum. Quindi questo vi dice che utilizzare il Forex, per esempio, su Prime XBT può essere molto più performante. Ci sono una serie di motivi per questa cosa, perché il Forex, ragazzi, non si muove veloce come Bitcoin, quindi è normale
che i costi di financing siano differenti. E poi, diciamo, in ordine, quello che è costato di più è stato Bitcoin primo, poi Ethereum secondo, il Gold, che è questo qui, ragazzi, come terzo. Poi arrivano gli indici di borsa, che sono uguali per German, Nasdaq e Dow Jones. E poi infine il meno costoso, l'euro-dollaro, nonostante appunto il capitale è più leggero di questa operazione. Quindi, allora, riassumendo per concludere il video, ragazzi, quando andiamo ad operare su un broker e andiamo a costruire delle strategie di investimento di trading, dovete tener conto delle commissioni. Non sono soltanto le commissioni di acquisto e vendita di uno strumento a impattare sulla vostra operatività, ma anche a volte i costi di funding, stessi costi che magari ci sono anche su alcuni exchange di criptovalute come BitMEX, per esempio, quelli che lavorano appunto con i derivati. In questo caso andiamo quindi a decidere delle strategie operative anche in base, ragazzi, a quelli che sono i titoli, gli strumenti e i costi del funding degli strumenti. Quindi, se io adesso vi faccio una domanda: se io dovessi operare con PrimeXBT utilizzando la leva su Bitcoin, quanti giorni massimo devo operare? E questa la domanda, la risposta molto semplice: massimo 1-2 giorni. Dopo devo uscire dall'operazione, ragazzi. Cosa significa? Significa che, scusate, stavo affogando, vabbè, significa che se andate a fare un profitto, dovete proteggervi immediatamente in trailing stop sull'operazione, perché questa piattaforma sono fatte anche perché sono veloci nell'attività di trading, quindi proteggiamo la posizione. Va bene, cosa che era avvenuta su Bitcoin, ragazzi, non siamo andati in profitto, quindi immediatamente dovevamo proteggere. Se io invece volessi utilizzare gli indici di borsa, quanti giorni posso tenerli su piattaforme di questo tipo? Anche 2, 3, 4 giorni si può fare, perché il costo di funding non è così alto. E nel caso del Forex euro-dollaro, un pochettino di più, magari una settimanina ci può anche stare, ragazzi. Ok, questo è il senso di questo video: farvi riflettere su come le strategie di investimento e di trading devono tener conto di tutti questi costi. Quindi, tornando a noi, ragazzi, tornando, diciamo, alla nostra operatività, quale di queste operatività io posso andare a detenere e come la costruisco? Vi faccio un piccolo esempio, per esempio su Bitcoin, come dovevamo operare sulla nostra operatività quando il mercato è andato in profitto. Ed è la stessa cosa, ragazzi, io l'ho detta sulla mia Academy di Trading On, quando mi è stata fatta appunto la domanda relativa a Mauro, devo chiudere perché c'era i primi giorni eravamo in profitto. Ho detto sì, ragazzi, dovete chiudere assolutamente, insomma, e vi spiegherò venerdì perché ho detto così. Ok, allora vi faccio vedere, per esempio, su Bitcoin, ragazzi. Se io mettevo un daily, già appunto qui, ragazzi, vedete, tutti questi giorni noi siamo stati in profitto su Bitcoin. Vedete, da qui in poi noi siamo stati in profitto tutti i giorni. Qui siamo andati anche su un massimo, un eccesso tra le altre cose, perché eravamo sulla parte alta della Bollinger. Però vabbè, potevo dire ok, aspetto un'altra giornata, ragazzi, ma una volta che io sono stato un giorno, 2 giorni, 3 giorni su Bitcoin, sono in gain, e sappiamo che il costo di financing, di funding di queste piattaforme incide poi alla lunga, devo uscire in pratica dall'operazione e ripensare un'altra strategia. Nel momento in cui io vado a farmi il quarto giorno, ragazzi, almeno andate giù di time frame su un orario o su un 2 ore, vi mettete un trailing stop semplicissimo, ragazzi, e saremmo usciti dall'operazione. Dove? Ma guardate qui, per esempio, qui si crea una barra. Le spiego queste cose, ragazzi, nei miei corsi di formazione. So, magari alcuni di voi sono un po' neofiti nel trading, però chi è un po' un trader sa che movimenti del genere, già qui, ragazzi, vedete, con uno spike del genere, sono una close in trailing stop. Ma è anche una tecnica abbastanza banale, si possono utilizzare anche delle tecniche più performanti. Saremmo usciti su Bitcoin a 12.100. Vi ho fatto un esempio per farvelo capire. Adesso andiamo
andiamo poi nei prossimi video, ragazzi, a strutturare magari un portafoglio che tenga anche conto di queste strategie. Quindi oggi abbiamo parlato del difetto di questa strategia e del costo di financing di queste piattaforme che dovete considerare. Quindi siamo andati in profitto, bastava chiudere quelle operazioni, anche il gold è andato in grande profitto, ragazzi. Poi non lo abbiamo protetto. Quindi, quando utilizzate piattaforme come PrimeXBT, ragazzi, il link è in descrizione. Vi lascio la promo con il 25% di riduzione delle fee o il 35% di bonus all'ingresso se la volete testare. Mi date anche una mano, come sempre, con referral, una piccola piccola mano. E ragazzi, se volete utilizzare queste piattaforme come PrimeXBT, tenete conto del financing. Strutturate delle strategie che siano legate all'uscita dall'operazione entro 1-2 giorni sul mercato cripto, sui mercati indici 2-3 giorni, sul Forex massimo 4-5 giorni. Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate. E come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Finalmente è arrivato il weekend. Sono ancora in ferie, per finta, ragazzi, perché poi torno sempre in ufficio a fare i miei video, però sono ancora in ferie. Vabbè, ciao a tutti.